Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo ad aprire i primi 10, in realtà tutti i 10, i 30, scusate, non so se saranno 30, non so quanti saranno. Sto facendo il video, non ho appena finito di droppare il decimo engram effimero per il titano perché non ho voglia di poi aspettare tutti gli altri e non so se lo farò con il cacciatore, quindi vabbè, l'avrete già visto quanti sono gli engrammi effimeri che andremo appunto ad aprire oggi. Per ora sono 10, poi vedremo. Sinceramente non sono tante le ricompense che mi piacciono di questo evento. L'unica cosa che vorrei trovare è la rovina di Winchester, che è una storia fichissimo che in realtà vende adesso testo, quindi al massimo shoppo l'argento se proprio non riesco a trovarlo. Quindi andiamo subito ad aprire questi cosi, come al solito. Prima li apriamo tutti e poi andiamo a vedere cosa abbiamo trovato. Ok, una cacata, due cacate, tre cacate, bello, ok. La maschera, le maschere le voglio, ma semplicemente per collezione in realtà. Maschera sfera specchiata un po' inutile, ma vabbè, è sempre una maschera. Poi che altro c'era? Questo spettro ho troppato prima, lo possiamo buttare. E abbiamo trovato, se non sbaglio, le proiezioni per gli spetti, che sono, penso, la cosa più inutile del mondo. Tanto terrò sempre comunque quello di della Tex Meccanica, va bene. Continuiamo subito. Fantasmino, gattino. Oh, ma solo le proiezioni mi dà? Qualcosa di esotico, tipo una nave che voglio, per esempio? No, eh? No, ragazzi, cioè, se non ho droppato nemmeno un esotico mi arrabbio. Ma che vuol dire? Ma che cos'è? Non mi ha droppato niente. Che schifo. Che schifo. Spettri che... boh, nemmeno so vedere perché sono brutti guasti. No, questa in realtà è carina. Però non lo userò mai, quindi lo butto lo stesso. Che scandalo, non mi ha droppato niente, mi ha droppato solo proiezioni. E una storia, tipo, una storia, una nave. Guardiamoli giusto per, ma tanto li butterò sicuro perché mi serve il polvere luminoso per prendere la cosa di Winchester là. Brutta come la morte. E questa già la vedo che è brutta. E infatti è brutta. Bene, quindi primi 10 engrammi, veramente una cacata. E mancano ancora 1000 punti per prendere il rovino di Winchester. Spero di riuscire a prenderlo. Almeno abbiamo droppato una maschera di tutte quelle che ci stanno, almeno una. Decisamente non la migliore, però vabbè. Veramente brutta. Va bene, quindi per me passeranno anni, giorni, secoli. Per voi passerà pochissimi secondi. E quindi niente, ci vediamo direttamente con lo stregone. Ok, siamo con lo stregone per aprire i secondi 10. E vi dico subito che non penso che riusciremo ad arrivare a 30, perché il cacciatore ce l'ho basso. Quindi l'evento non l'ho minimamente toccato con il cacciatore. E con con il titano non penso che riuscirò ad averne altri 10. Però bene o male altri 5 o roba così, penso che riuscirò a raggiungerli. Nel frattempo mi sono comprato il rovino di Winchester, perché è passato un attimino di tempo. E in realtà adesso spero di trovare semplicemente gli spettri esotici e le navi esotiche e l'emote esotica. Ma anche se alla fine, se non le trovo, non mi cambia niente. Allora, subito lo spettro esotico, questo qua che è proprio il più brutto, più orribile, che tanto mi faceva abbastanza schifo. Il corpo, tanto è inutile. La proiezione degli illuminati, una nave orribile, uno spawn orribile, le braccia, la testa, mi sta droppando tipo tutto il set. Una proiezione inutile, una nave inutile, l'inventario della mia setta c'è pieno. E nient'altro. E in realtà non sono brutte le braccia. Le navi sono tutte orribili come al solito, cioè nemmeno le sto a guardare, sono bruttissime. Giusto questa è un po' particolare, ma adesso ci guardo. Sta qua, a me la forma di questa nave vista da sopra non piace veramente per niente. Mentre vista da lato, insomma, comunque fa schifo. Lo spettro, avrei preferito quello gattino o quello degli infami piuttosto che questa forma di occhio che non mi piace, chissà quanto. La danza magnifica è abbastanza carina, sì, vabbè, è una solita danza stupida. Lo spettro è quello a forma di occhio che non penso che userò, sia perché in realtà è abbastanza brutto, sia perché con cosa gli metti diventa abbastanza brutto. E invece il casco non mi sembra malissimo, il corpo insomma non mi piace. Andiamo subito a vederli. Il corpo sembra un po' indiano, ma invece non è malissimo in realtà, con questa specie di collo molto vampirico. Il casco invece, cappuccio dell'esploratore liminare. Ma insomma, niente di che. Va bene, allora, non malissimo in realtà, eh. Pensavo peggio. Considerando che... voglio un attimo guardare il full set dello stregone, giusto per capire se mi è andata bene o no. Avrei preferito magari l'involucro gattino oppure questa nave, il sudario etereo, che non è male. Il set ce lo potevamo anche risparmiare, penso. Se andiamo a vedere direttamente da qua. Ci mancano solamente il tanarto, le gambe e il patto. Ho
parlo tutto adesso. No, il set è abbastanza brutto. L'unico set figo era quello del cacciatore. Questo set non mi piace particolarmente. Giusto il collo è abbastanza carino, ma non posso staccare il corpo dal collo, quindi è inutile. Il decoro non mi interessa, ma tanto va shoppato per forza. No, il decoro lo posso trovare, quindi niente, scherzavo. Il decoro non mi interessa. Il chitarrista eroico mi avrebbe fatto piacere. Mi avrebbe fatto piacere anche l'involucro 9 vite, perché più che altro è abbastanza particolare. Comunque, vabbè, vedremo. Penso che riuscirò a farvi vedere qualche altro engram, ma tanto voi lo vedrete adesso praticamente. Ok, sono riuscito ad accumulare gli ultimi 10 engrammi anche sul titano. E scusate se parlo un attimino basso, ma sono tipo mezzanotte, quindi dormono tutta a casa mia. E niente, andiamo subito ad aprirli. Come vi ho detto, spero di trovare il gattino alla fine. Forse è l'unica cosa che mi interessa. In ogni caso, qualsiasi cosa va bene, perché tanto mi darà engrammi, polvere luminoso. Ok, una storia orribile. Un emote che poi vedremo, perché potrebbe essere carino. In caso siamo deboliti. Ah, l'emote mi piacerebbe. L'emote evoca, se non sbaglio, si chiama così. L'armatura, non ci faccio niente. Danza di evocazione, penso sia questa. Un'esotica, per favore, gli ultimi due. Invece droppami navi di merda, droppami un'esotica. Non uno spettro orribile, un'esotica. Niente esotica, ma io boh, ma questo gioco è infame. Ho aperto 30 ingrammi, raga, 30 ingrammi. E non mi ha droppato, no, mi ha droppato un'esotica se non sbaglio. Adesso non mi ricordo nemmeno cosa ho droppato prima. Uno spettro orribile. Qua gli spettri li buttiamo a prescindere. L'unica cosa decente sono le morte. Tanto alla fine non possiamo smontare, quindi averle o non averle ci cambia poco. Navi orribili, come al solito buttiamo. Andiamo a vedere le emote, che sono quelle cose un po' più interessanti. Allora, queste due sono danza di evocazione, che l'avevo già vista. Ok, non è quella che pensavo io comunque. E incantesimo di abolizione. Questo è figo. Penso sia questa qua, quella delle tecniche che volevo io, l'evocazione. Questa è bella, che fa praticamente la mossa di Callie. Andiamo a vedere un attimo la story. E tra l'altro, vabbè, l'armatura, raga, mi fa schifo. Sembra l'uomo di latta del coso del mago di Oz. Ah, e neanche un altro che non avevo aperto. Tutti la storia li buttiamo. Vediamo l'ultimo, tanto mi darà un niente assoluto come al solito. Infatti mi ha dato no, Ether impuro invece non è bruttissimo. Che ho troppato Ether oscuro questo. Ci avevo già, però vabbè, vediamo un po' com'è. Vabbè, non è malissimo. In realtà, ragazzi, non c'era un granché in questo festival delle anime che mi piacesse, quindi ecco, vi lascio alla parte di pack opening di Raika e niente, ciao. Eccoci qua, adesso andiamo ad aprire i nostri bei 10 ingrammi, questi qua puzzolenti di Halloween. Ah, naturalmente le solite robe che vogliamo, a me va bene tutto di esotico, rovina di Winchester e vorrei lo spettro gattino, ma... Oh, la vostra crema. Ma dicevo, vorrei lo spettro gattino perché questo già ce l'ho. E quindi boh, niente, ci buttiamo. Speriamo che Tess faccia la brava e ci droppi un po' di esotiche belle. Allora, primo, vediamo un po'. Ok, i piedi del nuovo set. Ah, questa è carina, cos'è? Un emote incantesimo di abolizione. Non l'ho mai vista questa in giro, quindi potrebbe anche essere carina. L'arte oscura delle tecnidi. Oddio, è bellissima. È il movimento che fanno Callie e Shuro. Sì, è stupenda questa. Aspetta, me la metto subito, che è bellissimo. Cioè, è il movimento quello che fa, per esempio, Callie prima di uccidere tutti. Poi qui droppiamo proiezione scolpita, totalmente inutile. Ancora un'altra proiezione. Io vorrei un esotico. Guardate che schifo, tutti effetti Trasmat. Guarda, tutti effetti Trasmat. Oh, l'involucro. Oh, questo è carino. Non è... non è uno dei più belli, però ci sta, guardate, sembra tipo una palla di quelle di Natale, ecco. Però credo che lo smonterò tipo instant, perché mi serve la polvere luminosa. Ah, ultimi 3 ingrammi. Oh, allora, questa nave dovrebbe essere una di quelle del nuovo archetipo, mi sembra, non sono sicuro, se ce la caricasse. No, è sempre di vecchi dei vecchi archetipi, però boh, non è malaccio, anche se non è carina. Va bene, apriamo questo qua. Un'altra proiezione inutile, l'ultimo. Oh, esotico, finalmente, chitarrista eroico. Che sarebbe l'emotto questa qua della chitarra, che adesso andiamo a mettere al posto di solitudine completa. E vediamola anche. Peccato non fa il suono. Se no ci stava come emotto, se avesse anche suonato. Oddio, alla fine è stupendo. Vabbè, adesso dovremmo avere anche altri 10 ingrammi io e 10 ingrammi Ted, quindi... vi lascio la parola. Ehi, mi è spostato questo salutatore assiduo, mi è spostato. Lascio la parola a Ted.
sono Gaul. È la tua luce.